Ho rappresentato al commissario dell'acqua l'importanza di riattivare il prima possibile i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani, ormai dismessi da oltre 10 anni. Il governo della regione ha già individuato nella sua strategia le risorse necessarie, stanziando 90 milioni di euro all'interno dell'accordo di coesione sottoscritto con il governo nazionale. Per accelerare l'iter ho chiesto e ottenuto da Roma che a occuparsene sia il commissario nazionale, al quale la legge ha assegnato pieni poteri di deroga sui tempi di realizzazione. Da parte nostra assicuriamo, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, la massima disponibilità a offrire l'appoggio logistico e le risorse umane che dovessero essere necessarie. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ieri pomeriggio ha incontrato a Palazzo d'Orléans il commissario nazionale per l'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua. Una giornata bellissima. Voglio dire che io non ho fatto granché. Di solito si parla del male che c'è nel mondo, delle cose brutte, ma c'è tanto bene. Io ho dato semplicemente l'input a questa iniziativa e le risposte sono state veramente commoventi, a partire dalla Croce Rossa, a partire dai medici volontari, anche dalla Protezione Civile, dai benefattori per le magliettine. C'è tanto bene nel mondo. Io ringrazio il Signore per questa sensibilità che c'è nei confronti del prossimo. Dobbiamo pensare sempre al positivo, c'è tanto bene nel mondo, tante persone che si prendono cura di altre persone. Diceva Santa Teresa, un giorno gli fanno una domanda a Santa Teresa, a Madre Teresa di Calcutta. Ecco, gli fanno questa domanda: madre, ma c'è tanto male nel mondo, cosa possiamo fare? E Madre Teresa, molto semplice, risponde così: lei fa il male? No. Io nemmeno, già siamo 2 in meno nel mondo che fanno il bene. Quindi ci sono tantissime persone che lavorano per il bene del prossimo e oggi ne abbiamo avuto una testimonianza. Abbiamo fatto gioire i bambini e abbiamo cercato di fare prevenzione contro il tumore e questa è una cosa veramente che deve edificarci. Due parole sulla maratona che hanno vinto dei giovani sicuramente questa maratona, perché vedo che c'è stato un gran flusso, una grande partecipazione. Circa saranno 110 bambini. Premiazione è stato un momento semplicemente per farli divertire, per farli stare insieme, per fargli capire che sono anche loro attenzionati. Difatti da solo per loro. La premiazione, sì, abbiamo sorteggiato una PlayStation, ma è stata sorteggiata non al primo classificato. Hanno partecipato bambini di 7, 8, 9, 10 anni. È un momento di gioia, di festa per loro, perché si sentono veramente attenzionati e questa è qualcosa che si deve fare spesso. La realizzazione di un parco di 30.000 metri quadrati, una nuova palestra con un campetto e ampi parcheggi al servizio dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, plesso centrale di Viale San Teodoro. La giunta comunale del sindaco Trantino ha infatti approvato il progetto definitivo del piano di rigenerazione urbana, finanziato con circa 6 milioni e mezzo di euro nell'ambito dei piani urbani integrati, originariamente programmati con il PNRR. Le opere la cui realizzazione è stata già appaltata contestualmente al progetto esecutivo da Invitalia, proprio per accelerare l'attuazione degli interventi, prevede l'apertura del cantiere tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio del 2025. Anche questo progetto che va in esecuzione, ha spiegato il sindaco Enrico Trantino, intende promuovere interventi volti al miglioramento delle ampie aree urbane degradate di Librino, con la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche per finalità di interesse generale, con le strutture scolastiche possibilmente funzionanti anche nelle ore pomeridiane. L'obiettivo è il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi di promozione delle attività formative e sportive e dell'ambiente, con vaste zone a verde e soluzioni innovative per ricucire il contesto ambientale di Librino con tutta la città di Catania. Il completamento di tutte le opere del cantiere dovrà avvenire entro il primo semestre del 2026.
parte da Salemi il progetto Cittadinanza, promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di conoscenza del territorio, delle istituzioni e degli elementi fondamentali della cittadinanza. Il progetto promosso dal SAI Marsala nei centri di Salemi, coordinato da Lorena Tortorici, mira a creare le basi per futuri cittadini in una società sempre più aperta, multietnica ed inclusiva. I 20 beneficiari del centro di accoglienza di Salemi, accompagnati da Valentina Villabuona, responsabile della locale sede del SAI, insieme alla mediatrice Mariella Marino e all'operatore all'integrazione Mariella Benenati, accolti dall'assessore comunale ai servizi sociali Rina Gandolfo e dal sindaco Vito Scalisi, hanno visitato il Palazzo Municipale di Salemi. Credo che questa sia una delle prime politiche di integrazione, quella di conoscere le istituzioni, quella di conoscere i governi della città, perché è molto importante che questi nostri ospiti si integrino conoscendo le regole, la legge di un paese che li ospita. Sì, ci sono ragazzi che sono già inseriti, ragazzi che si inseriranno nel mondo del lavoro, e loro sono tutte storie difficili, perché al di là delle qualifiche poi giuridiche, chiunque lascia tutto per prendere un barcone e rischiare la vita, è evidente che proviene da una storia difficile. La cornice scenografica di Piazza Mazzini accoglierà sabato 26 e domenica 27 ottobre il secondo appuntamento con le rievocazioni del Mercato delle Erbe. Un viaggio nella storia tra tradizioni e sapori di Catania, promosso dall'amministrazione comunale e dal sindaco Enrico Trantino su progetto di Carmela Costa. La manifestazione, sostenuta dall'assessorato regionale alle autonomie locali, è realizzata con il coordinamento del direttore del Teatro Stabile di Catania, Graziano Piazza, e la collaborazione delle associazioni Batarnù e Casa Normanna. Dopo il successo del weekend immersivo medievale di metà ottobre, nuove iniziative gratuite, molte per i bambini, coloreranno dalle ore 11 al tramonto la riproposizione in chiave settecentesca dell'antico emporio cittadino di Piano San Filippo. Oggi Piazza Mazzini, strettamente connesso al cuore pulsante rappresentato dalla Platea Magna, Piazza Duomo, che con la Piazza Università e i relativi tratti di Via Garibaldi e Via Etnea costituisce dallo scorso anno un'estesa isola pedonale. Mercanti e viandanti in costumi d'epoca, giocolieri e musicanti, cucinieri e antichi mestieri, falchi e falconieri, attori, giullari e focolieri rievocheranno la Catania di un tempo tra banchi ricchi di prodotti della terra, a partire dalle erbe aromatiche, e manufatti di sapienti artigiani, fabbri, ceramisti, conciatori. Previsti anche laboratori per bambini, rappresentazioni teatrali, itinerari guidati nella Catania post-terremoto. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 24 ottobre di Globus Television. Giovedì, alta pressione sulla nostra regione. Giornata caratterizzata condizioni di bel tempo ovunque, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Temperature massime comprese fino a 26 gradi, valori notturni in lieve aumento. Mari, Mar Tirreno da poco mosso a quasi calmo, Mar Ionio mosso, Stretto di Sicilia mosso.